Ok, allora torniamo al nostro Special Creator Toolkit e vediamo come installare il template di base che ci servirà per poter fare delle scene in un progetto Unity ben fatto. Allora, innanzitutto avete notato che io mi sono già fatto il login dentro Spatial, quindi sono entrato dentro Spatial.io, Toolkit in questo caso, però ho fatto il login e quindi sono riconosciuto. Lo sapete perché c'è la nostra icona. Quando partiamo quindi col toolkit sappiamo che nel Getting Started abbiamo la prima cosa l'installazione di Unity 2021-3.21 che ho fatto vedere nel video precedente e poi vi chiede di fare ancora WebGL supporto. E poi dopodiché però vi dice qua di scaricare lo starter template. Quindi cosa fate? Faccio click here, scaricate il vostro Spatial Unity Starter Template, che è uno zip, sono 80 mega, no, forse 100 MB, insomma, comunque da me è istantaneo, da voi forse non lo è tanto. Andate a vedere dove ve l'ha scaricato, vedete che è una cartella zippata, cliccate e la dovete in realtà aprire, quindi praticamente fate doppio clic, c'è questa cartella zippata. E questa cartella zippata la mettete da qualche parte nel vostro disco, quindi fate Windows E, andate nel vostro disco DSPC, local disk. Io qui lo metto tipicamente, faccio una cartella con tutti i miei progetti sotto la C, per esempio, faccio new folder, la chiamo Unity, e dentro Unity praticamente ci devo mettere praticamente la cartella che faccio in questo modo e questo equivale praticamente a fare l'unzip della cartella, cioè trascino il contenuto della cartella, quindi una volta che ho fatto doppio clic sul nome zip mi apre con la cartella vera e a questo punto dentro cUnity c'ho praticamente tutto e vedete che ci sono i famosi assets che abbiamo visto prima, ci sono anche i packages, cioè, insomma c'è tutto per poter sviluppare dentro Spatial, ok? Allora, a questo punto io ti avevo ancora aperto il mio progetto Unity normale, ma questo qui a questo punto ce lo dimentichiamo, usciamo, schiamo la X, torniamo praticamente al nostro Unity Hub, e a questo punto facciamo open e andiamo a cercarci il progetto che sarà sotto il nostro PC dove l'abbiamo scaricato, PC, Unity e Spatial Unity Startup Template. Vi ricordate che abbiamo cercato di fare in modo tale che sia sotto C e sotto la cartella Unity. Facciamo Open, quindi a questo punto vedete che compare questo Spatial Unity Startup Template Main, lo apre. Prima volta che apre questo progetto ci impiega i soliti minuti. Ok, il risultato di 3 minuti circa che ci ha impiegato, un po' di meno in realtà. Ecco, non appena si entra è molto probabile che vi dica che bisogna fare l'update dello Spatial SDK. Voi gli dite yes, quindi lui procede a scaricare dal sito lo Spatial nuovo, quindi ci impiega un po' di tempo e date ok ancora questa mascherella, lui a questo punto comincia a farsi un po' di trini, un altro minutino o due. Ok. Quando ha finito, fondamentalmente abbiamo la situazione pulita, dove c'è un untitled, un main camera direction light, però in realtà abbiamo tutto il resto da sotto. Ora, adesso qui è un po' troppo grosso per vederci chiaramente, quindi faccio il font un pochino più piccoli, quindi ricordate come si faceva, andiamo nelle preferences, andiamo nella Wiscaling, qui sopra, e nella Wiscaling anziché il 200% gli mettiamo ad esempio il 150%, dove ci avverte che dobbiamo uscire e rientrare, quindi facciamo X, torniamo nel nostro Unity Hub, clicchiamo di nuovo sul nostro progettone che mi ha fatto poco fa, a questo punto invece dei 3 minuti ci impiegherà molto di meno, quindi mi aspetterei che ci impieghi un... Vedrete che al momento sono 11 secondi, ecco, comunque vedete che è quasi arrivato in fondo. Ok, è aperto praticamente in mezzo minuto circa. Mettiamo full screen, vedete che qui è un pochino più umano. Ecco, quello che è importante è che qui, ecco, tra l'altro potete cambiare le dimensioni, quindi lo faccio per farvi vedere meglio che cosa sta succedendo nel progetto.
E vedete che il progetto che abbiamo, intanto ne approfitto per spiegarvi meglio in unity queste cose. Allora, il favorites serve per poter vedere tutti i materiali che ci sono, tutti i modelli e tutti i pop-ups. In realtà quello che a noi interessa anche molto di più sono le scene, no? Quindi noi possiamo anche vincolare e qui dire vediamo le scene che sono previste e possiamo dire di far vedere soltanto le scene. E queste sono le scene che sono disponibili e in tutti gli asset. E quindi riducendo questo vediamo quali sono le cose fondamentali. Quindi ci sono delle scene che volete, se volete potete andare a vedere di spatial. Ma vi farò vedere in questo piccolo corso che ne faremo delle nuove, perché in realtà quella che loro chiamano di base è l'environment, che se volete fare la prova per vedere che funziona dovete cliccarlo, fare doppio clic su environment e quindi vedete che compare praticamente coi tempi suoi la famosa isolotta, costituita da una serie di cosine che si possono fare, quindi sono delle robe che si possono collezionare. Ci sono tante cosette, ma noi vediamo invece delle cose fatte da zero, perché il nostro obiettivo è quello di lavorare con delle cose fatte da zero. Notate che alcune cose sono in blu e altre cose in bianco nella scena. Le cose in blu si chiamano prefab, se lo vediamo dopo. Invece quello che è interessante ed importante è che voi controlliate che ci sia sopra Spatial SDK. Spatial SDK, che qui ci sia Test Active Scene, Publishing, vedete qua sulla destra, che ci sia questa iconcina qua e sostanzialmente queste tre qua. E poi la scena vi fa vedere quanto grande è la scena che state costruendo, quindi vi dice se la scena è accessibile anche al visore 3D oppure no. Ok? Ora, noi se seguiamo le indicazioni che abbiamo fatto prima, poi metteremo a posto gli assets e lo faremo fra un attimo. Ma nel frattempo facciamo le cose di base, che vuol dire colleghiamo lo Spatial con il nostro account. Se vi ricordate vi ho fatto entrare prima in Spatial dentro il browser, questo perché quando clicco account, lui si accorge che non siete loggati, ma se fate il get login token, lui automaticamente riesce a entrare subito sul sito e quindi è sufficiente fare questa operazione e poi cliccare copia sul clipboard, copia sul clipboard, vedete, tornare nella scena e fare il paste login token, così, quindi c'è logged in, quindi vi siete effettivamente registrati e tutto, quindi adesso possiamo procedere a costruire una scena nostra agibile da dentro Spatial. In realtà faremo solo un test, quindi faremo un test Active Scene, ma per la pubblicazione la vediamo poi prossimamente. Però cosa facciamo? Andiamo sostanzialmente, qui togliamo la ricerca per scene, clicchiamo X, andiamo praticamente negli assets, vedete che è Spatial, Text Mesh Flow, eccetera. E qui costruiamo la nostra catena di cartelle, quindi folder, facciamo corso Spatial, scriviamo Spatial, e dentro corso Spatial, facciamo clic, facciamo ancora un create, e gli mettiamo un'altra cartella e mettiamo settimana, prima settimana 1. Ecco, settimana 1, perché in settimana 1 praticamente faremo una piccola scena riassuntiva, quindi andiamo dentro settimana 1 qua, e qui dentro cosa facciamo? Facciamo clic tasto destro e creiamo una scena, vedete che scene, eccola scena. Questa scena qua la chiamiamo spatial scena settimana 1. Così sappiamo che è lei, e poi facendo doppio clic su Spatial Scena Settimana 1 abbiamo questa scena che compare, viene portata praticamente in alto a sinistra. A questo punto, su questa scena siamo pronti per intervenire. E come interveniamo? Costruiamo la terra su cui vogliamo camminare, che abbiamo detto che si fa con un piano. Quindi si va qua e si crea praticamente un 3D object, un piano,
Il piano, facciamo il solito discorso, cioè clicchiamo sul piano che abbiamo appena creato, e perché si fa un zoom, e ci accertiamo. Adesso qui ci dice, vedete che è leggermente diverso da Unity base, perché ha trasformato molte cose e l'ha resa adeguata per Spatial. Quindi tra altre cose ci dice che ha messo un layer diverso, ma delle cose che noi diciamo, ok, d'accordo. Accertatevi che la posizione del vostro piano sia sul 000, come abbiamo imparato nel video precedente, e questo è cioè, il mesh collider, eccetera. Ora, a questo punto la cosa che ci interessa è poter creare una scena in Spatial con semplicemente questo piano. Quindi vediamo semplicemente questa cosa qua. Però per farlo dobbiamo andare innanzitutto sul nostro Spatial SDK Configuration. Prima di fatto le count, adesso andiamo su Configuration. Ecco, vedete che lì adesso c'è tutto un discorso che per il momento vi risparmio sui mondi, ho fatto un po' di video anche su questo, ma costruite uno spazio, create uno spazio e gli date un nome che è questo, che diciamo scena spatial scena 1, ok? Ed è cambia il nome qua sopra. E dovete agganciarlo sostanzialmente a questa scena che avete appena creata. E questo lo fate praticamente spostando praticamente la scena. Quindi prendete la scena dal vostro asset, il vostro project, lo prendete e lo spostate qua, ok? In modo tale abbiate cura di avere proprio la vostra scena messa dentro la scena qua. Per il momento lasciamo perdere tutto il resto, questa è la nostra scena incastrata, quindi tutto a posto, quindi siamo a posto così. Però per sapere se questa scena è a posto dobbiamo chiederglielo a lui se ha dei problemi. Quindi andiamo su Issues, che in inglese vuol dire problemi, problematiche, clicchiamo. Questo è attivo sulla spatial scena 1, facciamo un refresh e vediamo se ci sono dei problemi. Ci sono tre problemi gravi, rossi, da risolvere. In particolare cosa dice? Manca una thumbnail camera, quindi gliela mettiamo. Tra l'altro lui lo fa da solo, quindi basta degli execute e abbiamo risolto la thumbnail camera. Manca ancora un entrance point, quindi gli diciamo di mettere entrance point. E poi ci sta dicendo che questa camera qua sostanzialmente è sbagliata, infatti la dobbiamo togliere. Quindi diciamo, togliamo la main camera che ci dava lui e gli chiediamo ancora di fare un refresh di questa scena per vedere se è a posto. Non è a posto perché ci sta dicendo che l'entrance point, lo vediamo anche meglio, l'entrance point ce l'ha creato e dove apparirà il nostro avatar, vedete che è sospeso mezz'aria e soprattutto è messo in un posto che non va bene perché è fuori dal piano, cioè praticamente se l'avatar entra lì dentro poi cade all'infinito. Quindi cosa facciamo? Avendo selezionato l'entrance point andiamo sull'inspector, quindi questa cosa qua la togliamo un attimo e andiamo sul nostro entrance point, che è questo, che è un entrance point, vedete, è chiarissimo. Però vedete che non è 0, quindi applichiamo il reset della posizione, ok? E poi, visto che il reset mette la Y, cioè l'altezza, molto bassa, e quindi se noi gli facessimo di nuovo refresh ci darebbe comunque un problema, dobbiamo alzarlo un pochino. Alzandolo un pochino, facendo refresh, è a posto, perché vuol dire che adesso lui dice che c'è un entrance point, c'è una thumbnail camera. La thumbnail camera serve poi per alcune cosucce sue. Ci sono però dei gialli, sono delle cose che secondo lui non sono perfette, ma va bene così, vuol dire che non vietano di testare questo oggetto. Quindi cosa faccio? Questa scena, la chiudo un attimo. Ok, e poi vado praticamente nel test Active Scene, qua. E beh, certo che sia salvata, quindi Ctrl S se non lo è, cioè c'è l'asterisco. E poi facciamo test Active Scene. Fare il test Active Scene praticamente costruisce un spazio, si chiamano così, uno spazio su Spatial,
e ci consente praticamente di testarlo. La prima volta che facciamo la pubblicazione anche in testa ci impiega un pochino di più, un minutino, non così tanto come i 3 minuti iniziali, ma comunque sempre un pochino fastidiosi. Tra un attimo, in tempo reale, che ci impiegherà un attimino, ok, vedete, sono 40 secondi, quindi abbastanza, in realtà è già arrivato abbastanza alla fine. E farsi tutto il shading di tutte le shader di tutte texture che ha. Anche questa operazione la fa solo la prima volta che si fa il test della scena, la prossima volta ce l'ha già più o meno tutto fatto. Anzi, secondo me si sta facendo si sta ricombinando tutte le scene contenute dentro il template del toolkit, quindi anche scene che non sono nostre, quindi sono altre cose. Comunque adesso dovremmo aver finito. Spero, almeno la strisciata ci dice che siamo quasi alla fine. Ecco, quando ha finito, poi ecco, ci riapre di nuovo il nostro browser, dove eravamo entrati prima, e ci carica quello che si chiama la sandbox. Quindi quando abbiamo la sandbox siamo tranquilli perché possiamo testare effettivamente la nostra prima scena. E vedete che il test della prima scena è andato bene, nel senso che adesso spiego un attimo perché deve restare un po' di cose, però vedete che ci muoviamo. Ah, qui ecco, probabilmente è un po' lento perché siamo dentro una sandbox di Windows 11, quindi un Windows dentro un altro Windows, quindi lui è un pochino lento. Però ho scelto questa strada per farvi vedere esattamente cosa vedreste se pubblicate la scena da zero. Ok? Quindi questo è tutto per il primo video, intanto poi quando lo provate, intanto potete saltare, fare tutto quello che volete. I prossimi video probabilmente li farò sulla macchina vera, perché tanto volevo farvi vedere esattamente cosa succedeva su una macchina vergine. Windows 10, come probabilmente quella che avete anche voi. Va bene, ci vediamo al prossimo video per vedere qualche cosa in più o la prossima settimana. Buona serata.